Teramo la giunta Brucchi da 9 è scesa a 8, con un assessore esterno che si occuperà di cultura. Il vice sindaco rimane Mirella Marchese, con delega ai rapporti con le partecipate e pianta organica. Ed ecco nel dettaglio la nuova vecchia giunta di Teramo, con 5 assessori già conosciuti, con nuove deleghe e qualche new entry. Eva Guardiani al sociale, Valeria Missiconi, urbanistica e patrimonio, Franco Fracassa, lavori pubblici, Francesca Lucantoni, pubblica istruzione, Roberto Canzio, commercio e sport, Mario Cozzi, manutenzione e ambiente. Il bilancio e il personale rimangono al sindaco Brucchi, la cultura finisce ad un esterno, che è il regista Marco Chiarini. C'è una riduzione del numero degli assessori, ci sono 3 new entry che diciamo sono certo interpreteranno bene il loro nuovo ruolo e ci sono le conferme. Un pensiero a chi oggi diciamo, ha dovuto lasciare un po' lo scranno di assessore, la politica è anche questo, e quindi diciamo, però un saluto particolare e affettuoso a queste persone. Diciamo, per quella che è la maggioranza, formato da 18 consiglieri, c'è la volontà di andare avanti e di arrivare a fine mandato, questo è l'obiettivo, io li ringrazio per avermi sostenuto e per continuarmi a sostenere il lavoro che questa città ha svolto, perché vedete sarebbe stato davvero un peccato consegnare la città per un anno ad un commissario. Da dove inizierà? Beh, guardi, io ho il solco già segnato da chi mi ha preceduto e quindi ringrazio anche l'assessore di Giovan Giacomo. È chiaro che ci sono dei lavori già in corso sul corso, facciamo questo gioco di parole, e anche altri lavori che inizieranno, quindi ho dei lavori prestabiliti e mi dedicherò molto anima e corpo su questo. Considerando anche il periodo di crisi da dove appunto esce questa amministrazione, come risponderà lei alla fiducia che le è stata oggi data? Come diceva qualcuno, lavorando. In considerazione di le sue osservazioni che lei ha fatto da consigliere in questi anni, cosa farà? Da dove inizierà? È evidente che il ruolo del consigliere non è lo stesso ruolo che fare l'assessore, però credo di essermi abbastanza distinto per aver avuto sempre idee da proporre e spero e credo di continuare su quella strada. Chiaramente sentendo i protagonisti, che è una cosa importante. La cultura a Teramo, specialmente negli ultimi anni, è sempre stata una nota dolente ed è sempre stata criticata. Ora Marco Chiarini, intanto perché ha accettato? Solo per il mio ego. Per il mio ego, perché non, chi lavora nella cultura, chi lavora a contatto con il tessuto culturale di una città, per forza di cose sente visceralmente una missione. Okay. Ma anche se fa il pittore della domenica, comunque sente un afflato verso la ricerca, verso il coinvolgimento degli altri, e quindi era impossibile, come penso sia impossibile per chiunque, poter rifiutare un invito del genere, a poter indicare una linea, non, come ho detto, non a organizzare il singolo evento o a dimostrare la mia bravura nel organizzare una mostra, portare il cantante e farmi vedere insieme a lui a brindare, ma nel dare un focus su cui tutto il resto dovrebbe convergere.